Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Galaxy Supernova. Nello scorso video è iniziata la partita contro la Magmavi Eleven. Riccardo e Terry hanno proferito col saggio degli alati, che però li ha buttati nella lava per risvegliare dei poteri che forse hanno, e se non ce li hanno, sono spacciati. Vediamo se arriveranno nel secondo tempo, che inizia proprio ora. Vai, Cotpax! Dimostriamo a questi terrestri la potenza della nostra evoluzione! Va bene, vado! Ehi, dove credi di andare tu? Nah. Stupido. Cosa stai facendo, idiota? Non mi sembra di averti chiesto aiuto per quest'azione! Basta lamentarti, Aba! Non devi preoccuparti di me distruggere il portiere terrestre! Quel piccoletto. Sta solo cercando di ferire ulteriormente il braccio di JP. Devo fermarlo a tutti i costi. No, Frank, non puoi. Vabbè, tanto. Tanto non potresti comunque. Facciamo per roleplay, dai. Facciamo roleplay. Arion, non so cosa gli è successo, ma. Tanto è invincibile. JP, come stai, amico? Scusatemi, era troppo potente. La prossima volta giuro che. Ah! JP, ora basta, non sforzarti ancora. So che hai nascosto la tua ferita per non farci preoccupare. Continuando così, però, ti romperai il braccio. Fermati subito. Frank, io. Oh, che peccato! Quel piccolo e dolce portiere ora è spaccato in due. E l'altro invece. Oh, sì, è caduto dal carrello! La vittoria è mia! E cos'è questo rumore? Minna! Matta se tana! この声は。Oh, ecco la cavalleria! Padre, cosa ci fai qui? Scusaci se ti abbiamo fatto un po' preoccupare, Arion. Nessun problema, Riccardo. Sapevo che sareste tornati. In ogni caso, ora siamo qua, pronti ad aiutarvi, come sempre. Ottimo lavoro, JP. Da adesso in poi penserai a proteggere la nostra porta. D'accordo, conto su di te, Terry. Riccardo, ho un ultimo consiglio per te. Ditemi pure, saggio. Cosa avrà voluto dire? Bene, terrestri, mostratemi il vostro potere. Il potere del totem che risiede in voi. Allenatore Black, ha visto? Terry e Riccardo sono tornati. Sì, ho già pronte le due sostituzioni. Andiamo. Allora. Sono curioso di vedere il totem di Riccardo. Cioè, me lo ricordo, Ah, ok. Non possiamo. A parte tre evocazioni che non mi ricordavo di averne fatte tre. Ah, perché una era automatica, giusto. Giusto. Va bene, comunque. Ok. Tiro soprannaturale. Stiamo comunque avanti di un gol, quindi. Mi va bene lo stesso, anche la para. Non è male, gli sto proprio davanti alla faccia. Buono. Così almeno tiro soprannaturale ed inizia a rinforzarsi. Piano piano. Piano piano ce la facciamo. Ok. Perfetto. Pensate davvero di riuscire a sconfiggermi? State pur certi che distruggerò anche voi. Ehi tu, perché non taci e pensi a tirare? Ah, fai lo sfacciato, eh? Bene, stai a vedere allora. Arrivo! Guardate!
Ecco a voi un vero totem! Grande Terry. Bravissimo Terry! Cosa? Anche lui ha un totem? Perché nessuno mi aveva avvertito? Oh, e non sono neanche l'unico. Prova a girarti. Cosa? Vai Riccardo, adesso tocca a te. Sì. Totem che dorme in me, rispondimi. Non è possibile. Anche lui? Il pavone. Incredibile. Altri due totem. Ma quando l'hanno imparato? Dopo che avremo vinto ve lo racconteremo. Forza Riccardo, mostriamo a tutti ciò che abbiamo imparato. Ragazzi, quanta roba abbiamo ora. Guardalo. Cerca di scappare. E va quel paese, tu è fallimento. Mamma, oh, ma proprio la precisione con cui becco fallimento, eh. Ah. Quindi è questo il vero potere dei totem terrestri. Wow, quelle più marcobaleno sono davvero splendide. Ti ringrazio, Arion. Adesso però dobbiamo vincere questa partita. Ah, sì? Virtuoso! Eh sì. No, non male! Non male davvero! Ma allora, un Dark Tornado! Bello! Mamma mia. Vabbè, sì, un po' debole, ma... Sufficiente a fare gol! 4-1! Questa situazione non mi piace affatto. Ah, oba, usiamo la nostra tattica speciale. Come? La nostra tattica? Tu non c'entri nulla con tutto questo. E in ogni caso non la useremo affatto. Oh, capisco. Vuoi perdere, quindi? Ci tieni così tanto a vedere il tuo pianeta saltare per aria? Io... Esatto, non penso proprio. Bene, ora ascoltami attentamente. Di a tutti di portarsi in attacco. Guardate, ragazzi! Stanno salendo tutti in attacco! Approfittiamone per segnare! Quei movimenti... E se fosse... Riccardo, ho un ultimo consiglio da darti. Ad un certo punto la squadra di mio figlio salirà verso l'attacco. Si tratta di una trappola. Non abboccate. No, ragazzi, tornate indietro, subito! Cosa? Oh, d'accordo. Cosa succede alla Earth 11? Sembra che i terrestri abbiano perso un'ottima occasione. Oh, momento, da dove viene questo rumore? Non credo ai miei occhi! Delle sfere infuocate sono appena cadute dal cielo invadendo il campo! Se non ci fossimo ritirati come ci aveva detto Riccardo... Probabilmente saremmo rimasti schiacciati. Perché Ragang ci ha aiutati? Il futuro del suo pianeta è a rischio. Questo è troppo, Bala! Devi smettere di ricorrere a questi trucchetti pur di vincere! No, non ne ho preso neanche uno! Chi avrà detto loro di spostarsi? Ebbene, sembra che avrò bisogno di altre sfere di fuoco. Adesso basta, Bala. Hai superato il limite. Taci! Com'è possibile che in questa partita stia andando tutto per il verso sbagliato? Bala. Oh, sparisci, miserabile idiota! Sono io il capitano, Bala. Sono io il capo del mio popolo. Oh, oh, ha recuperato il totem. Cosa? Il mio totem? Nonostante tutto non aveva perso il collegamento con il suo totem allora. Sì, sei tornato finalmente. Insieme vinceremo questa partita proprio come ai vecchi tempi.
Bene, ragazzi, non possiamo subire una sconfitta. Forza! Ah, pensate di riuscire a vincere tanto facilmente? Lusi! Ma abbiamo vinto già! Riccardo, ti prego! Yeah, qualcosina, stordimento! Non che serva, però... meglio di niente. Gabbia... Ela! Ah, devo tirare, per forza. Ah! Attenzione, pensavo che però para, dai. Col totem. Sì, è deboluccia, dai. Deboluccia proprio. Voglio vedere un po' se c'è un posto. No. Peccato. Vabbè, dai. Tiro normale. Tanto per finire proprio. Esagerato. Non gli avrei mai fatto gol anche con una tecnica speciale. Sei con l'illusorio. Ok. Anche di superassi. Anche di superassi. Volo vulcanico è forte. Oi! Attenzione, eh. Allora, tanto per tirare, per fare un po' di scena. Tanto non serve a nulla. Ah, però. Oi! Però, ehi! Non era male! Non era male! Un po' più di forza in tiro, Arion, e ce la faceva, eh. Dai. Ormai ci siamo, è finita. Senti, proprio devono per forza fare l'ultimo gol, per forza. È necessario che lo facciano. Parta livello 2. Fatto bene. Ah, si bugga un pochino la grafica lì, ma non importa. Madonna. Come ho fatto GP a pararla prima non lo so. Ohoi! Lunga. Ah! Ah, ok. Volevo proprio portarla al limite e invece niente. È finito il tempo. Lo stavo tenendo d'occhio, proprio volevo spingermi proprio al limite. Mano insuperabile JP. Buono. Oh, un bel po' di punti passione, meno male. Meno male, servivano. Sto proprio a secco, sto. La partita finisce qui! La Earth Eleven vince il terzo turno e avanza verso la semifinale del torneo! Non è possibile! Abbiamo perso. Che cosa ne sarà del nostro pianeta? Grazie di cuore, Terry! Non avremmo vinto senza te, Riccardo! Siete riusciti a risvegliare il potere dei vostri totem all'improvviso. Come avete fatto? Ah, sì. Beh, in merito è stato tutto di nonno testa d'uccello. Cioè, del saggio degli alati. Io e Riccardo l'abbiamo incontrato subito dopo l'incidente nel vulcano e ci ha sottoposti a delle prove. Delle prove, hai detto? Oh, cose da niente, ci ha buttato giù da un burrone nel vulcano. Cosa? Ve l'assicuro. Mentre cadevo stavo pensando...
Non posso morire qua. Devo fare ancora tante cose. Subito dopo, tuttavia, i nostri corpi hanno iniziato a brillare facendoci restare sospesi a pelo sul magma. Ma certo, devono essere stati i vostri totem a mantenervi in volo. Sì, e non ci saremmo riusciti senza il nonnetto. Che storia, eh? Il terrestre sta dicendo il vero? Sei stato tu a risvegliare il loro totem, padre? Ho solo offerto loro un'opportunità e loro l'hanno accettata. Eppure continui a ripudiare la nostra evoluzione. Perché? In questo modo salveremmo il pianeta. Io non ho ripudiato nulla, figliolo. Ho solo riconosciuto coloro che vanno verso la speranza. Speranza! Grazie alla vittoria della Earth 11, nella partita di oggi, la galassia non verrà distrutta. Magmavia sarà salvato a prescindere dal risultato di questa partita. Ne sono certo. Stanno mentendo, padre! Come fai a farti fregare così facilmente da queste bugie? Non hanno detto alcuna bugia. Io credo fermamente in loro, Aoba. Cosa? Non provengono neanche dal nostro stesso pianeta. Come puoi avere fiducia nelle loro parole? Oh, è molto semplice. Ho fiducia in loro perché loro, a loro volta, hanno avuto fiducia in me. Cosa? Se non ne avessero avuta, sarebbero finiti nella trappola di Bala. Ma... hanno avuto fede, Aoba. Questo ci fa capire che avere fiducia negli stranieri è giusto. Padre. Figliolo, per favore, consegna alla Earth 11 la goccia di lava. La goccia di lava? Perché dovrei consegnare loro il tesoro sacro della nostra gente? Dopo i tuoi discorsi sull'evoluzione, pensi ancora che quella piccola e vecchia pietra sia importante? Non è proteggendo la pietra che salveremo Magmavia, Aoba. Dobbiamo proteggere gli abitanti piuttosto. Lo capisci adesso? Allora, come pensi di comportarti? Padre, questa è la loro sfida, Aoba. Perché non provi a credere alle loro parole? Earth 11, presto toccherà a noi scendere in campo contro di voi. Ehi, Ruger! Se non mi sbaglio, tu hai già giocato contro la Earth 11, giusto? Sì, esatto. Sono il mio avversario preferito nelle nostre simulazioni olografiche. Tu però non devi preoccuparti per questo, Gandares. Non ho mai perso contro di loro. Oh, davvero, fratellone? Wow, sei fortissimo! Quelle simulazioni non sono per niente semplici. Pensa, io non sono mai riuscito a vincere neanche una volta. D'accordo, Gandares, ho capito. Non parliamone adesso, però, va bene? Sì, d'accordo. Che forza, che forza! Il mio fratellone è fortissimo! Ecco la goccia di lava, terrestri. Noi tutti ci fidiamo di te e della tua squadra, Ion. Aiutaci a costruire un futuro migliore per Magmavia. Grazie, Aoba. Puoi essere certo che non vi deluderemo. Carino. Che bello, Ion. Sono così felice di aver trovato la pietra. Sì, anche io, Sky. Vinceremo nel torneo e salveremo la Terra, Silica, Nayadi, Magmavia e il resto della galassia. Sì, ben detto, Arion. Adesso però andiamo. Gli altri ci staranno già aspettando sull'Orion Express. Stasera pollo, meno male. Cambiamo un po' il menù ogni tanto, Ma una bella pizza. Qualcuno farà la pizza qualcuno qua in questo universo sconfinato oltre la Terra? Dai. Per una volta. Ti stai allenando anche adesso, vedo. Oh, Riccardo. Sì, beh. Non avevo voglia di stare in camera. Sì, neanche io. Sinceramente, mi sento sollevato adesso. Sollevato? Finalmente ho risvegliato anche il mio totem. Ogni tanto ho anche pensato di non poterci riuscire. Ora però ho capito. Hai ragione. Tuttavia, io ho sempre saputo che ce l'avresti fatta. Vedi, Terry? Tu sei una persona sulla quale si può sempre contare. Sì, penso di aver capito, Riccardo. Grazie.
Non montarti la testa adesso, però. Beh, si sta facendo tardi. Rientro in camera. Grazie, Riccardo. Hai detto qualcosa? Oh, no, niente, tranquillo. Bene, con la goccia di lava, ora i frammenti della speranza che ho raccolto sono 3. Ecco Katora. Cosa? Katora, sei tu? Arion, grazie. Grazie per la fiducia che hai riposto in me e per aver compreso i miei desideri. Sono io a doverti ringraziare invece, Katora. E poi, i tuoi desideri sono anche i miei. Arion, con chi sta parlando? Gli altri sono tutti di là. Quella? No, non può essere! Aspetta un attimo, vuoi forse dirmi che sono davvero anche i tuoi? Certo, voglio essere libero di giocare a calcio con chiunque in giro per la galassia. Voglio, anzi, devo salvare tutti. Oh, Arion. Manca un solo frammento, e poi i nostri sogni si realizzeranno. Sì! No, Katora, aspetta! Oh, ciao Glacia, ti serve qualcosa? Quella era la principessa Katora. Non ci credo, lei è... viva? A quanto pare sì. Ebbene, finisce anche questo episodio. Mamma mia. Abbiamo superato anche il terzo turno e ho anche risvegliato il mio totem. Sì, hai ragione. Beh, abbiamo imparato che anche sugli altri abitanti spesso ci sono divergenze familiari. Ah, chissà cosa starà facendo mio padre adesso. Ah, sta bene, ne sono sicuro. Vincerò anche il prossimo turno e lui sarà orgoglioso di me. Che perdita di tempo. E se nella squadra ci fosse, che so, un impostore? Victor, che cosa ti succede? L'episodio termina qui, amici. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.